Italy 2022 è anche sinonimo di solidarietà. Noi siamo molto felici ed emozionati di avere riaperto Vinitaly, quindi di fatto di essere ripartiti con numeri tanto importanti, con numeri di pre-pandemia. Purtroppo dobbiamo fare i conti con un'altra guerra, che non è la pandemia ma la guerra in Ucraina, e quindi abbiamo deciso di aderire alla richiesta di Caritas di aiutare quindi i profughi che verranno in Italia e quindi di donare, di destinare i ricavi delle masterclass e delle degustazioni che avremo, che faremo proprio ai profughi ucraini che verranno qui, principalmente donne e bambini. Abbiamo poi deciso, come sempre tra l'altro, di portare avanti l'iniziativa della Polizia di Stato, che è quella di aiutare i nostri ragazzi a capire che il vino deve essere consumato responsabilmente, e quindi con l'iniziativa In Vino Virtus, che esiste già da 6 anni, sia in Verona Fiera all'interno dei padiglioni che a Vinitaly in the City, tramite la Polizia di Stato appunto abbiamo questo momento di sensibilizzazione in modo di far capire ai ragazzi, tramite delle esperienze che fanno vedere come ci si trova quando uno eccede di alcol, e fa capire a loro che questo non è da fare, e quindi di aiutarli a capire di entrare in un mondo un po' diverso a livello di consapevolezza. Abbiamo visto tra l'altro che questo risultato, che sono già 6 anni di lavoro, il consumo dei ragazzi è di 3,5 bicchieri settimana rispetto a un consumo globale che è di 4,1, quindi direi che è già un percorso che sta dando i primi risultati.